Bello, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi trattiamo un argomento molto interessante che mi ha proposto un mio Mellon su Instagram. Mi aveva chiesto cosa secondo me volesse dire il dono di Ilúvatar agli uomini. Quindi oggi affronteremo il tema della mortalità degli uomini e dell'immortalità degli elfi per vedere cosa ci dice Tolkien nelle lettere e nei suoi vari racconti. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Interrotti dal gatto. Per prima cosa c'è da annotare che il dono di Ilúvatar agli uomini è considerato in questo modo soltanto dagli elfi, mentre per quanto riguarda gli uomini questa loro mortalità e questa loro vita breve viene considerata da loro stessi una condanna. Ma quindi in cosa consiste questo dono di Ilúvatar agli uomini? Perché è visto in questo modo dagli elfi? Come ci dice il professore nella lettera 156, per prima cosa è tutto una questione biologica, quindi gli elfi e gli uomini hanno una durata vitale diversa principalmente per una questione biologica, ma per gli elfi viene considerato un dono principalmente perché tramite la morte gli uomini possono essere liberati dagli affanni del tempo, dalla sofferenza. Inoltre, come viene anche detto nella lettera 212, questo dono ha uno scopo benefico perché tramite la morte vengono liberati dalla punizione del cambiamento. E di qui lo capiremo a momenti. E dato che agli uomini è concesso questo tipo di dono, gli elfi lo percepiscono come un qualcosa di molto importante. Secondo gli elfi, gli uomini sono in qualche modo favoriti da Ilúvatar perché appunto gli aspetta, secondo loro, un destino molto più importante, dato che è celato, è nascosto, e dato che la durata di vita è pressoché limitata, possono compiere qualcosa di inaspettato che nessuno conosce ancora, perché nessuno sa i piani di Eru Ilúvatar, e quindi secondo gli elfi questo dono è qualcosa di importante e rende gli uomini molto importanti. E secondo me la mortalità degli uomini è anche legata al libero arbitrio, cosa che gli elfi invece non hanno. Loro nascono sapendo già che il loro destino è quello di finire, di perire una volta che il mondo è giunto a termine. Mentre gli uomini, con il loro libero arbitrio, possono decidersi il proprio destino, possono costruirsi loro il proprio cammino, e quindi in base alle decisioni che fanno gli può capitare di vivere lungamente, così come gli può capitare di perire molto prima. E ciò può essere compreso meglio tramite i Númenoreani, principalmente tramite i re Númenoreani, perché come ci dice il professore, i re Númenoreani muoiono quando si sentono pronti di morire, quando percepiscono che è giunto il loro momento, si lasciano morire, fatta eccezione se non periscono in battaglia o robe di questo tipo. Sono proprio loro che decidono che è arrivato il momento di lasciare il proprio trono ai successori. Mentre la razza degli elfi è strettamente legata alla terra, e come ci dice nella lettera 131, il loro scopo è quello di amare la terra e di portarla al suo massimo splendore, e anche se dovessero perire in battaglia, torneranno sulla terra per poi soccombere una volta che il mondo sparirà. E già da questa lettera possiamo capire e intuire che è possibile una certa invidia da parte degli elfi nei confronti degli uomini, perché come ci dice nella lettera 186, essendo creature amanti della terra, essendo creature legate così tanto alla terra, sapere che prima o poi essa potrà sparire
senza che loro possano far nulla, non fa altro che creargli angoscia. E anche il fatto di vederla soffrire quando inizia ad esserci il dominio di Sauron e quando anche è afflitta dalla malvagità di Melkor, vediamo che gli elfi ne risentono, così come sappiamo che il destino di Arwen è legata al destino della Terra di Mezzo, è legata al destino dell'anello, proprio perché se l'anello fosse arrivato di nuovo in mano a Sauron, la Terra sarebbe stata avvolta dalla malvagità, sarebbe stata distrutta e gli elfi ne avrebbero risentito. E come abbiamo visto nella lettera 186, questo amore degli elfi nei confronti della Terra gli fa suscitare un desiderio di morte, un desiderio di vita breve, piuttosto che essere costretti ad assistere alla perdita, alla scomparsa di qualcosa che amano così tanto. Quindi gli elfi sono consapevoli che la Terra, col trascorrere delle ere, è soggetta al cambiamento e quindi prima o poi si logorerà sempre di più fino a poi a scomparire. E per questo motivo, come abbiamo detto prima, la morte degli uomini per gli elfi è una liberazione dalla punizione del cambiamento, proprio perché loro sono consapevoli del fatto che la Terra continuerà a cambiare e quindi a scomparire, e di conseguenza hanno iniziato ad utilizzare gli anelli magici pur di mantenere perfetto e nel massimo splendore i loro reami e tutta la Terra di cui erano circondati. E se ci mettiamo nell'ottica degli elfi, è molto triste il loro destino, il fatto di dover essere costretti a sopportare e a sentire la sofferenza della Terra senza poter far nulla è davvero molto angosciante. E secondo me, tramite gli elfi riusciamo a percepire una certa frustrazione di Tolkien, perché lui stava proprio vivendo sulla sua pelle l'industrializzazione, l'inizio dell'età moderna e quindi l'inizio della predominanza della macchina sulla natura. Ed essendo un amante della natura, essendo molto legato ai boschi, ai prati, al verde, ne risente tantissimo. E quindi in un certo senso il destino degli elfi può rappresentare ciò che avvertiva il professore, ciò che sentiva il professore, del fatto di essere legato alla terra che col passare del tempo è soggetta a un cambiamento senza che lui possa fare nulla e quindi non possa salvarla dalla distruzione, dalla sua scomparsa. Quindi probabilmente la fine del mondo degli elfi equivale per Tolkien la fine dei verdi boschi nelle vicinanze delle città o dei piccoli villaggi ancora rurali. Mi sento come il professore, per questo mi sento un elfo, perché noto che la terra sta soffrendo e io non posso fare nulla se non qualcosa nel mio piccolo. Quindi sia dalla razza degli elfi che dalla razza degli uomini possiamo constatare che sono entrambe legate ai beni materiali. Gli uomini desiderano ardentemente l'immortalità pur di godere appieno di tutto ciò che hanno e di poter conquistare sempre più potere e sempre più gloria, mentre gli elfi desiderano una vita breve e la mortalità per essere liberi dalla sofferenza che gli causa il cambiamento e quindi essere liberi di non essere continuamente legati a ciò che amano di più. E nonostante sia un attaccamento ai beni materiali completamente opposto, hanno in comune il fatto che genera tanta sofferenza, perché da una parte vediamo un attaccamento ansioso e morboso
perché non si ha abbastanza tempo per godere appieno di ciò che si ha e di non poter avere sempre di più. Dall'altra parte si ha un attaccamento ansioso perché indipendentemente dalla loro volontà sono legati a qualcosa di immateriale che prima o poi è destinato a scomparire nonostante tutto l'amore che tu riversi nei suoi confronti. Ed è molto frustrante in entrambi i casi. Quindi il professore tramite le due razze ti fa vedere quanto soffriresti se avessi una lunga vita, perché involontariamente saresti legato a dei beni materiali che prima o poi soccomberanno, e dall'altra parte ti fa vedere la sofferenza che noi ovviamente siamo soggetti nel fatto di avere l'ansia di non avere abbastanza tempo per godere appieno di ciò che si ha o di non avere abbastanza tempo per fare ciò che davvero si desidera. Devo dire che è stata una riflessione interessante vedere i due punti di vista dalla parte di un mortale e dalla parte di un immortale, dagli elfi e dagli uomini. E ovviamente le lettere che ho nominato trovi in descrizione il testo a cui ho fatto riferimento. Ovviamente spero che questo video ti sia piaciuto. Fammi sapere tu cosa ne pensi riguardo a questo argomento, perché sono molto curiosa di sapere una tua opinione, se hai qualcosa da aggiungere, se è stato chiaro quello che ho detto. Insomma, fammi sapere tanto cosa ne pensi e cos'è che aggiungeresti tu a quello che ho detto io e ovviamente il tuo punto di vista. È sempre interessante leggerti perché mi fa molto piacere e perché si possono trovare interessanti spunti. Ringrazio di cuore i miei mailing di Radio Brea, di Sentieri Tolkieniani che mi supportano con il canale. Trovi in descrizione i vari link se vuoi scoprirli, se ancora non li conosci, corri in descrizione a vedere i link. E ovviamente grazie anche a te che sei arrivato fin qui e di aver visto il mio canale e di supportare il mio canale vedendo i video, commentando, lasciando like, spargendo love. Ti ringrazio tanto tanto di cuore, mi fa tanto piacere di averti qui. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao, Melon!